È stata una prima puntata all'insegna delle emozioni, quella di Amici di Celebrities di ieri, di Maria De Filippi ovviamente. Ciro Ferrara è apparso molto emozionato e avrebbe sbagliato tutto. La De Filippi lo ha abbracciato, l'ex difensore del Napoli e della Juve sarebbe entrato in una scuola più amata della TV in veste di cantante durante la diretta, in cui ha sfidato l'ex giudice di Masterchef, ossia Joe Bastianich. Quando giocavo davanti a 80.000 persone, sapevo cosa stavo facendo qui, no, così avrebbe detto il buon Ciro Ferrara, il quale è apparso davvero molto emozionato. Avrebbe spiegato, attenzione, prima dell'esibizione, l'ex calciatore fa parte infatti di quella squadra dei bianchi di Amici Celebri, guidata da Giordana Angi, e ha cantato Banane e Lampone per la squadra dei Blu, invece il buon John Bastianich. L'ex calciatore ha sbagliato però più volte, da come si legge nel web, la partenza della canzone. Riesce però a portare l'esibizione fino a termine, quindi fino alla fine, la De Filippi corre ad abbracciarlo e lo conforta. Anche Ornella Vanoni e Platinette hanno parole, ma io spendono parole buone nei suoi riguardi. Platinette avrebbe detto: la falsa partenza ci sta, ma poi sei così simpatico che andrà tutto bene. Quando ho dato il mio esame al piccolo teatro, racconta Ornella Vanoni, ho sbagliato 8 volte, quindi l'emozione ci sta tutto e ho fatto un bel casino. La sfida però termina e a vincere sono stati i bianchi. Insomma, una puntata scoppiettante. Ciro, ripeto, che è apparso in splendida forma, ma dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione, eccessivamente emozionato. Grazie a voi utenti di YouTube per la visione e per l'ascolto di questo video. Iscrivetevi, commentate e al prossimo da Leandro, narratore italiano.